poter rispondere, perché poi altrimenti sono maleducato, a chi mi alzava i cartelli dicendo no aeroporto. Io dico sì aeroporto, perché ritengo che l'aeroporto nella gestione della Toscana, perché io devo pensare all'interesse generale della Toscana, in modo molto sereno vi dico, non fate ora voi maleducati, ascoltatemi. Mi avete testimoniato il vostro pensiero e io vi dico il mio. L'IRPET qualche anno fa ci disse che in Toscana vanno e vengono attraverso l'aereo 7 milioni di persone. La domanda sarebbe di 29 milioni di persone. E quindi è indubbio che le due realtà di Pisa e di Firenze sono realtà che ci sono e nessuno potrà portarle via, perché sono talmente importanti per la nostra economia. Io rispetto al fatto che una di queste, quella che abbiamo sulla Piana e che risponde a un'utenza che è quella di tutta la Toscana centrale, possa avere un suo migliore funzionamento, anche ecologicamente più compatibile, ci credo. Certo, per questo sono a favore, ne discuteremo, ognuno ha le sue opinioni, io sono molto rispettoso e cercherò sempre di essere in dialettica in rapporto con chi ha le sue opinioni. Una cosa però lo saprete, che nell'Osservatorio Nazionale Matteo Biffoni, Comune di Prato, avrà il suo rappresentante, potrà dire le sue cose, cosa che finora non era stata fatta. In secondo luogo, occorrono dei servizi. Ad esempio, io sul piano dei servizi, e la connetto all'aeroporto, quando la mattina mi trovo, ripeto, abito a Sesto Fiorentino, mi capita, devo andare alla posta e poi venire a Firenze, e vedo con spavento quei 5 o 6 chilometri di fila a Peretola. Scusate, io ritengo, e sarà nel mio programma, che un metro navetta, ovvero un trasporto su ferro, dal Pecci a Peretola, dobbiamo costruirlo.